Ciao a tutti, tifosi e tifose, benvenuti in questo nuovo video. Oggi commentiamo la importantissima vittoria del Parma contro il Venezia. Importante, ovviamente, più per il risultato che per la prestazione in sé, che è stata un po', si può dire, diciamo, due volte, perché al primo tempo comunque, come sempre, meritava di essere 2-3-0 avanti e ti ritrovavi sull'1-1. Nel secondo tempo, invece, hai smesso di giocare o quasi. Poi Venezia, non facendo tantissimo, comunque ha provato a fare qualcosa più che te negli ultimi minuti. Poi insomma una botta di, si può dire, culo, il gol di Camara, che si è inventato un gol che probabilmente neanche lui farà mai nella sua vita. Ci è andata bene, anche se Como e Cremonese hanno vinto, almeno il Venezia rimane dietro e per un po' abbiamo una concorrente in meno, diciamo così. Ora lascio la parola al mio amico. Bah, ciao a tutti, intanto non c'è molto da dire, cioè nel senso era una partita che andava vinta, non ci sono altre cose da poter dire. Diciamo che a differenza delle altre partite, almeno stavolta ha deciso il nostro caro allenatore signor Pecchia di mettere la difesa che dovrebbe mettere, Osorio e Circati. Cioè, già non è voluto l'innesto nel mercato di gennaio, ma vabbè, almeno quella difesa lì, che è quella che ti fa subire di meno, l'hai messa, grazie a Dio. Come altra cosa, vabbè, sempre soliti un po' spreconi. Cicizola veramente qualcosa di aberrante, perché vabbè, lasciamo stare l'errore di Ormai Osorio, ma Cicizola io non lo posso più vedere. Ormai sono diventato allergico, ho gli eritemi quando lo è un vedo. disco rotto, ormai, dirlo No, tutte le no, è partite. disgusto, proprio disgustoso, cioè. Ha un posizionamento, ecco, non lo dirò perché non è il mio video, ma avete capito. E niente, mi è piaciuta molto la reazione del Parma, che ha, diciamo, con l'ingresso di Camara, mi è piaciuto anche, al di là della fortuna, il fatto che abbiamo reagito e all'ultimo siamo riusciti a portare questi 3 punti veramente importantissimi a casa, con una Sì. squadra dove, ripeto, non potevamo perdere, non potevamo pareggiare, dovevamo vincere. Vincere, vincere, Esatto. vincere. E basta. Tutto qua. No, infatti sono d'accordissimo. Adesso abbiamo una partita contro una squadra che è un po' in calo, il Cittadella, che viene tipo da 2-3 sconfitti di fila, ma insomma sappiamo che noi che è un contro squadre che giocano poco a calcio, ecco, diciamo così, come il Cittadella, facciamo fatica. Per quanto riguarda sempre oggi, appunto, ha detto tutto lui sul portiere, su Osorio, che probabilmente è stato il peggiore in campo. Cicizola, secondo me, mai, neanche lo considero più, cioè, quello è scontato che sia il peggiore in campo. Anche se, per essere onesti, ha fatto comunque una buona parata su Pierini, se non sbaglio, Sì, nel primo ok. tempo, e basta. Poi un appunto forse da fare a Mann, che davanti al portiere d'area piccola non puoi passarla in mezzo, devi tirare lì, devi spaccare la porta. Quest'anno ti perdono un po' di più perché hai deciso finalmente di essere decisivo, ma non fare un po' gli errori che hai fatto anche anni scorsi, che davanti alla porta poi ti scioglievi, quindi spero sia solo un caso. Peccato sempre per appunto la nostra poca incisività davanti alla porta. Bonny è sempre il solito problema, perché si muoverà pur bene, quello che vuoi, sarà utile, ma alla manovra, ma poi davanti alla porta è freddo quanto il sole. Mi dispiace sempre che Ciola che non giochi mai. Anche oggi l'ho visto durante gli allenamenti, era sconsolato dopo che i cambi erano finiti. Disco rotto anche dire sempre che Hernani dovrebbe far panchina a Cyprien, però vabbè, oggi almeno Hernani si è reso utile, diciamo così, ha fatto meno schifo di altre volte, quindi quando dico che lo insulto sempre bisogna anche dire quando fa discretamente bene. Parli di vecchia? No, Hernani. Ah. Vabbè, allenatore, secondo me ormai, cioè, andate a vedere i video precedenti e più, è sempre la stessa cosa, cioè Ma disco rotto. oggi diciamo che più che i cambi sbagliati è il tempismo che mi dà fastidio, perché non puoi fare i cambi per non fare i cambi per 35 minuti e poi ne fai 4
intervallati in 5 minuti, cioè. Che senso ha? O le fai prima o le fai dopo, le distribuisci un pochino meglio. Non è neanche forse tanto quello il discorso che se tu mi è come quando è come contro l'ascoli, cosa mi serve mettere? Allora, in questo caso almeno meglio 20 minuti piuttosto che niente, però è come con l'ascoli, mi metti Charpentier all'87esimo, cosa mi serve? Niente. Stessa identica cosa. Oggi, 75esimo, Bonny per 45 minuti non ha fatto un emerito. Ok? Quindi io vorrei anche dire, se sei un allenatore intelligente, e mi dispiace, arrivato a questo punto, sono stanco di essere gentile nei suoi confronti, non lo è, non lo Ma è, io non l'ho mai detto, cioè non ragazzi, sono mai stato gentile, quindi. no, vabbè, però è veramente scarso, perché una persona che non impara dagli errori, ok, perché è umano, si sbaglia, quello che ne avete voglia, per l'amor di Dio, però io mi aspetto che un allenatore, se capace, dagli errori impari qualcosa. Non che cada sempre nelle stesse identiche cose, perché adesso io scommetto che se non in questa partita, cioè se non nella prossima partita, quella dopo ancora rimetterà Balog su. E allora Non mi molto stupirà. probabilmente poi beccheremo altre imbarcate per il quale poi andremo a perdere partite e saremo ancora qua a dire le stesse identiche cose. Oggi al 75esimo mi cambi, mi metti cosa? Mi metti Charpentier, ma potevi metterlo prima? No? Oppure anche un'altra cosa, visto che comunque Ciola che è sempre lì a marcire in panchina, non puoi una volta ogni tanto magari fare un modulo due punte dove Ciola che con le sponde ti può dare una mano e viceversa? Soprattutto oggi, che poi è il momento dovevi vincere per forza. Ok? Quindi. Perché oggi siamo qua comunque a festeggiare perché, scusatemi il termine, ma di culo l'abbiamo cacciata dentro la porta. Se non fosse successo questo, di cosa staremmo discutendo oggi? È Alla fine stiamo dicendo le quello il stesse problema. cose che avremmo detto anche se finiva 1-0. Beh, l'avremmo detto in maniera più cattiva, un pochino più nervosa, Sì, però. e anche un po' col dente un pochino più avvelenato, però il discorso è sempre quello. Io voglio anche vedere un attimino che Pecchia impari dai suoi errori. Oggi ci è andata bene, non voglio neanche condannarlo poi più di troppo, però sono anche stanco di vedere sempre le stesse identiche cose. Bravo Camarà che ha inventato qualcosa che secondo me neanche lui adesso sa come ha fatto, però se non fosse stato, di cosa staremmo parlando? Quello, la lamentela che io principalmente faccio, parlo per me, è che la gente non è lungimirante, come quando commentano, eh sì, ma siete primi a 45, adesso sono 48 punti. Allora, sì, siamo primi, d'accordo, ma il discorso è sempre lo stesso. Ne perdi una, se oggi la perdevamo andavamo più uno. Andata bene che abbiamo vinto con quell'invenzione. Allora, non possiamo fare in modo anche di cercare di non crearci queste occasioni che poi sono anche pericolose? Punto di domanda. Bene, festeggiamo tutto quello che se ne abbiamo voglia, però, come dico, come spesso mi ripeto, speriamo che questo sia un modo anche per il signor Pecchia di capire dai propri errori da imparare. Però io vedo che durante tutte le partite siamo sempre gli stessi discorsi. E questo è l'amaro in bocca che mi lascia il tutto ciò. E basta. Poi l'ultima cosa che c'è da dire, sembra interessante l'intuizione di mettere Mihai la trequartista. Quello L'ho sono d'accordo. visto più vivo del gioco, con qualche inserimento in più, anche meno errori l'ho visto fare oggi. Nella pagella scorsa ho detto che Mihai era inutile. Se fa prestazioni non meravigliose come quelle di oggi, ma comunque fa gol o quantomeno si rende utile, si fa vedere. Allora comincia sì a diventare un giocatore su cui puoi contare. Vediamo se era solo un caso oppure si Spero. confermerà nel tempo. Ma io su Mihai la penso una cosa. Io già nelle altre partite comunque ho visto che c'erano, seppur magari flebili, dei margini di miglioramento. Oggi ha fatto. Beh, sì, No, dai. un pochettino sì. C'è da dire che rispetto agli inizi, dove proprio non faceva niente, Sì, sembrava un quello sì. fantasma in campo, almeno ha fatto anche già da quando abbiamo pareggiato 3-3 contro il Palermo. Ha cominciato comunque a fare qualcosa. Oggi è stato forse la prestazione Sì, migliore forse la migliore. da quando è a Parma addirittura, dirò, perché comunque una prestazione così come quella di oggi non me la ricordo, non mi viene in, o se c'è stata, ce n'è stata una e non mi viene in mente. Io spero che Mihai la continui su questo binario, perché se continua ad andare avanti così diventa veramente il giocatore anche che dovrebbe essere.
Detto ciò, sono molto contento anch'io della vittoria. È una vittoria che dovevamo fare ed è arrivata, l'abbiamo fatta, per fortuna. Però anche lì io, di vedere determinati elementi, al di là, anche oggi ha anche fatto l'assist, quindi sarò leggermente più gentile, se non sbaglio, adesso non ho visto bene, dovrebbe essere lui. Però al di là di ciò, io di vedere Hernani, Cicizola e Balog non ce la faccio più. Vi prego, Sì, infatti. io vi prego veramente, perché io prima o poi ci rimango secco, ma veramente. Cioè, anche l'errore di oggi, va bene, è scappato Dosorio, però che posizionamento era quello? Cioè, era un pallone che dovevi prendere. Sì, poi non va bene, Fine. cioè l'area piccola dovrebbe essere sua, E l'area la... piccola, anche lì, quando io vedevo, marcavano i difensori centrali, lui rimaneva in porta, ma tu devi uscire per aiutare il difensore, perché giustamente se il difensore dà le spalle all'attaccante, non è che può vedere di preciso quello che l'attaccante fa. Ha sensazione perché sente il tocco, allora capisce. Ma lì devi essere tu a chiamarla, dire mia e prenderla. Perché stai fermo lì? E anche un'altra cosa, si è arrabbiato con Circati quando lui l'ha spazzata in calcio d'angolo. Ma cosa ti arrabbi? Razza di stupido, che non l'hai chiamata. Sei un, Chiamarlo che perdonatemi, ma è un deficiente. Devi essere tu a chiamarla. Se lui è di spalle, cosa fa? Prendo il rischio che questo mi tiri in porta? Non credo. Allora, Ciorpecchia, la prego, perché io oggi anche lì, se è per i rinvii, io non ho visto neanche tutti questi gran piedi eccezionali, ma almeno se mi facesse il compitino, non mi lamenterei no, neanche più di vabbè, non tanto. Non pretendo pretendo che mi Buffon diventi, Prime. non pretendo né Buffon né un Manuel Neuer 2.0, per l'amor di Dio, però almeno che tipo sia leggermente posizionato bene, perché il gol che ha Almeno preso è veramente mantiene la una roba posizione. allucinante. Non è come la papera di Buffon fatta l'anno scorso contro il Cagliari sul suo palo che si è buttato in ritardo. Cioè lì proprio era posizionato da schifo, ma la potevi prendere tranquillamente, eh. E detto ciò, mi fermo. Sulla partita di oggi niente altro da aggiungere. Esatto. Ripeto, adesso sul Cittadella, che sempre io la chiamo, la definisco proprio la tipica squadra di Serie B. Cioè, il Cittadella è la squadra di Serie B per Sì. eccellenza, e noi quelle squadre lì le soffriamo un po'. A parte Venezia, a parte anche vincere col Cittadella è fondamentale. Uno, perché dopo ritornerebbe Venezia, squadra lì, quindi meglio evitare. E poi Esatto. perché dopo c'è il Pisa, che vabbè, è un'altra squadra comunque sempre difficile da battere. E poi dopo c'è il Como, che forse può diventare più decisiva ancora di più rispetto a quella di oggi, quindi. Non contando che comunque un certo Como ha un giocatore chiamato Strefezza perché è un altro genio del pallone, comunque non l'ha voluto a Lecce. Sì, D'accordo. quindi Quindi. speriamo bene, dobbiamo vincere per forza a mantenere il risultato di vantaggio che abbiamo sulle altre. Saluto, al prossimo video, Ciao a ciao! tutti.